L'autismo in età adulta, bisogni e risorse del territorio. È questo il titolo dell'interessantissimo convegno che si è tenuto presso la Biblioteca Comunale Antoniana di Ischia, organizzato dall'Associazione Genitori Autismo Ischia in collaborazione con la cooperativa Bolla di Sapone e il Liceo Statale Buchner. Si è trattato di un'importante iniziativa nel corso della quale pedagogisti, psicologi e psicoterapeuti si sono confrontati su come favorire la giusta informazione sull'autismo in età adulta, sia per quanto riguarda la presa in carico, sia per quanto concerne le opportunità di inclusione offerte dal territorio. Fabio Pisaniello, pedagogista e analista del comportamento certificato, ha sottolineato come per i ragazzi autistici la sfida sia saper affrontare i cambiamenti verso l'età adulta. Oggi mi occupo di un intervento che si chiama Approcci Evidence-Based per il trattamento degli adulti con autismo. Diciamo che in età adulta quella che è la sfida è sicuramente affrontare i cambiamenti, sia per quanto riguarda il corpo, sia per quanto riguarda i bisogni della persona, ma non vanno a cambiare quelli che sono poi i principi fondanti delle teorie e degli approcci a cui dobbiamo fare riferimento per aumentare poi la qualità della vita di queste persone e aiutarla non solo durante l'età del loro sviluppo, ma durante tutto l'arco della vita. Salvatore Vita, psicologo e psicoterapeuta, ha posto l'accento sull'importanza dell'utilizzo delle nuove tecnologie per migliorare la vita dei ragazzi autistici. Il mio contributo oggi riguarda le nuove tecnologie dell'inclusione, nello specifico nel disturbo dello spettro dell'autismo e ancora più nello specifico in contesti residenziali e nuovi semi-residenziali. Fondamentalmente le nuove tecnologie oggi offrono un'opportunità di trattamento, ma soprattutto un'opportunità per le famiglie di avere qualcosa in più per poter migliorare la qualità di vita dei propri ragazzi e soprattutto permettere poi quella che è una reale inclusione, quindi facilitare l'ingresso nella comunità dei nostri ragazzi. Laddove questo non fosse possibile, invece, le nuove tecnologie possono essere un valido supporto per i terapisti e per gli operatori sociosanitari che si trovano a lavorare in contesti residenziali e semiresidenziali, dove appunto le nuove tecnologie permettono di facilitare il lavoro sia degli operatori che dei ragazzi. Paola Di Franco, psicologa e psicoterapeuta, si è soffermata sugli interventi personalizzati rivolti ad adolescenti ed adulti autistici. Allora, sull'autismo in particolare in età adulta, il mio contributo è portare la mia esperienza che è di anni come referente di interventi personalizzati rivolti ad adolescenti e adulti autistici e a sensibilizzare e a mostrare esperienze di trattamenti personalizzati che attingono anche da risorse che sono risorse da parte del sistema sanitario e degli enti territoriali e dal sociale, e quindi aprire questa finestra è importante anche su questo territorio. Pasquale Schiano, presidente dell'Associazione Genitori Autismo Ischia, ha espresso soddisfazione per la riuscita del convegno e di temi trattati dagli esperti. Con questo convegno, finalmente, noi dell'Associazione Genitori Autismo Ischia abbiamo iniziato a focalizzare, a concentrarci su come attivare tutte quelle procedure per aiutare i bambini, i ragazzi soprattutto, nell'età adulta e nell'età adulta evolutiva, perché è un momento importantissimo per tutti i nostri ragazzi per prepararli al futuro e alla vita futura.